Ciao a tutte, praticamente ho appena scartato un pacco che mi è arrivato partecipando insomma al cumulativo e vi faccio vedere quello che ho ordinato, cioè l'ho appena aperto quindi non ho nemmeno guardato i pennelli, insomma va bene. Aglia ho preso questo qua, Perfect White French, Super White French, Silver Glitter French, allora questo ce l'ho e l'ho quasi finito quindi l'ho voluto riordinare perché mi ci trovo da Dio. Veramente coprente anche per le frange superficiali, è fantastico. Quello che ho fatto io è fatta con questa, lo vedete già ingiallita perché lavorandoci purtroppo non è che posso evitare ciò. Comunque è fantastico e quindi vabbè, l'ho riordinato, ma già lo usavo. Poi ho voluto ordinare questo per provarlo, Super White French. Ma vediamo un po' anche questo. Com'è? E poi questo qui, Silver Glitter French, che magari per chi vuole una French glitterata rispetto sopra la struttura, ora non l'ho ancora provato, però insomma speriamo che sopra la struttura sia un pochino più sottile magari rispetto a farmelo da me, insomma a mettere magari glitter su una French bianca che magari in superficie diventa un pochino più spessa. Quindi appena lo proverò, vi saprò ridire se è abbastanza sottile per la French superficiale. Poi ho preso queste tre polverine, sempre su Aglia, Iris, questa qua. Mi piacciono le polverine di Aglia perché anche per l'effetto zuccherato sono molto 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 sottili, quindi mi piacciono veramente tanto. Ho preso questo, questa qua, e poi ho preso questa qui, Neo Pink, bella questa. Ok, per quanto riguarda Aglia, ho finito. Poi ho fatto note sulla Niles Company e ho voluto prendere queste nuove polvere Mirror Powder, insomma polvere, che l'ho già provata, questa l'ho già provata ed è fantastica. Vi faccio vedere innanzitutto com'è la polverina, veramente sottilissima, molto 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 sottile. E vi faccio vedere l'effetto che dà. Non è sigillata questa tip perché l'ho provata al volo. Comunque questa dà un effetto specchiato perfetto, cioè veramente perfetto e non è sigillata, eh. Ora poi per quanto riguarda l'applicazione vi faccio un video a parte, magari anche con la sigillatura così si vede com'è l'effetto. Ne ho prese due, queste costano sui 5 euro mi sembra di averle pagate, meraviglioso. Poi sempre sulla Niles Company ho preso dei pennelli, ho preso questa penna stilografica che mi incuriosiva, apriamola visto che non l'ho ancora aperta, qui c'ha le puntine, se riesco a toglierle, ce l'ho fatta, ha due puntine, si apre, così vediamo un po', ma è tutto sigillato qui, è tutto. Cercando di aprire le punte, sempre che ci riesca. Ha queste due puntine sottilissime proprio. Non so se riuscite a vederle, se magari mi fermo un attimo, forse.
molto sottili. Questo è il bellissimo pennello, fantastica. Io mi sono innamorata di questa ditta. E dentro abbiamo la punta standard, penso che sia questa, ma è meravigliosa, stupenda. Questa l'ho pagata 20 euro. Vi sto dicendo i prezzi da come me li ricordo, quindi insomma spero di azzeccarci. Con tre puntine. Poi ho preso altri pennelli per disegnare con il gel. Questa è veramente la punta sottilissima. Ma poi sono bellissimi questi pennelli. Questo, poi ho preso questo. Questo era il numero 1, mi sembra, quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Questo è il numero 2. Poi lo bagnerò col gel per far sì che le setole si uniscono. E poi, perché non hanno la colla questi pennelli qui sulle setole? Cioè, non hanno colla praticamente. No. E poi quest'altro. Questo è meraviglioso. E per quanto riguarda la Niles Company, non ho altro da mostrarvi. E poi ho preso questi due pennelli della Brill Bird. Ho preso questo, che ora lo apriamo, che è lo zero, anche questo specifico per il gel. Che è questo qui con la punta veramente sottilissima. E poi ho preso questo, sempre il Bird, ed è lo Showdown Gel. Ed è questo. Non riesco a far vedere la punta. Poi vi farò sapere come mi trovo, con questi pennelli. E niente, per questo ordine è tutto. Questi qui l'ho pagati boh, sulle 20 euro, mi sembra l'uno. Questo pennello. Poi vabbè, sul cumulativo c'era, se non sbaglio, il 20% di sconto. Quindi vabbè, era con precisione. Comunque, se no, a prezzo pieno sembra che vengano sulle 20 euro. 20 o 14, insomma, non me lo ricordo. Benissimo. E ora guardavo questi video della Niles Company che c'era scritto per il genere, ma mi sembra che comunque siano setole naturali. E mettesse a fuoco qualcosa. Il pennello è veramente morbidissimo. Vabbè, proverò, proverò. Niente, per questo è tutto e un bacione. Ciao!